Un tavolo per ridefinire il mercato settimanale di Taurianova. La riunione, avvenuta presso il municipio, ha consentito ai presenti di poter visualizzare graficamente i due assi paralleli fra loro lunghi, quali verrà articolato con criteri di migliore fruibilità e funzionalità il mercato del giovedì. All'incontro, con il sindaco Fabio Scionti e il suo vice Carmela Patrizio, anche l'assessore alle attività produttive Luigi Mamone, assistiti dal segretario generale Antonino Quattrone e dai funzionari Giuseppe Cardone e Antonino Bernava, hanno offerto i loro contributi di idee di esperienze rappresentanti di Anva, Confesercenti, Rosaria Antipasqua e del CNA Giuseppe Arcuri e con loro alcuni operatori del settore ambulante, alimentare e non alimentare. Il nuovo mercato andrà a impegnare un asse diritto posto nel tratto della via Senatore Lo Schiavo dopo la caserma dei Carabinieri e fin quasi alla rotonda di intersezione con il viale Ricci e un secondo asse parallelo a questo in una delle vie già interessate alla presenza dei banchi di vendita. Questo per il settore non alimentare. Gli alimentari saranno concentrati in un'altra area, già attualmente utilizzata, che sarà oggetto di rimodulazione in ordine all'individuazione degli spazi. I produttori a chilometro zero di prodotti ortofrutticoli saranno ospitati invece nell'area dell'ex pescheria. Queste le linee progettuali sulle quali Rosaria Antipasqua, in rappresentanza di Anva Confesercenti, ha dichiarato di aver colto e di apprezzare lo spirito dell'iniziativa. Farà pervenire nei prossimi giorni una relazione scritta che deriverà da una presentazione del progetto alla base dei propri rappresentati. In ogni caso, la definitiva scelta della nuova area sarà decisione sulla quale dovrà pronunciarsi il Consiglio Comunale in una delle prossime sedute.